Sono quasi le 2.30 del mattino quando il vandalo, armato di bomboletta spray, entra in azione a Lora. Imbratta prima una cabina elettrica e poi si concentra sulla pensilina del bus, lasciando un segno indelebile e incivile del proprio passaggio. I cittadini della frazione di Como stamani, al risveglio, hanno trovato scritte nere in diverse zone del quartiere e azzurre, probabilmente ad opera di un'altra mano, sulla facciata dell'asilo nido. Ma se da una parte il o i writers non sembra siano stati visti né immortalati, dall'altra sì. L'occhio elettronico di una telecamera è riuscito a registrare tutto. Quello che vi mostriamo è un video esclusivo nel quale si vede chiaramente un giovane uomo che indossa una t-shirt scura con un disegno sul petto e pantaloni corti chiari. Elementi preziosi che potranno permettere alle forze dell'ordine di poterlo riconoscere. Il bersaglio è lo stesso di 2 settimane fa, ovvero l'associazione per Como Pulita, da tempo impegnata a combattere i writers, gli stessi volontari che erano subito intervenuti per ripulire l'asilo nido da scritte e disegni volgari. So che gli agenti della polizia locale stanno lavorando insieme con le altre forze di polizia per risalire i vandali, dice Paolo Frisoni, assessore alla sicurezza del comune di Como. Il sospetto è che non siano proprio dei ragazzini. Quello che mi rattrista è che sembra che abbiano lanciato una sfida all'associazione, della quale peraltro apprezzo da sempre il lavoro, e all'amministrazione stessa. Sono atti privi di senso e anche illeciti penali di una certa gravità perché danneggiano immobili pubblici, interviene il collega di giunta con delega al patrimonio Marcello Iantorno. Se i responsabili verranno individuati, chiederemo ai magistrati di punirli con il risarcimento dei danni e con lavori di pubblica utilità, volti proprio, conclude, alla pulizia dei muri della città.